Eccoci ancora sulle fonti TV e con il nostro Instant Focus, il nostro approfondimento della giornata, che non diventa solo della giornata, ma del periodo estivo e di cui parleremo sicuramente ancora per molto. Peraltro, alla luce anche dei nuovi dati sull'inflazione dell'Eurozona e dell'Italia. In aumento siamo oltre l'8% in Europa e 8% tondo tondo in Italia, quindi con il tema del rialzo dei prezzi che si fa ancora più evidente. Non ce n'era bisogno. Perché l'evidenza è abbastanza precisa, però insomma chiaramente abbiamo avuto nuovamente la conferma che l'inflazione continua nella sua corsa. E allora cerchiamo di capire un po' cosa attenderci da quest'estate. È già cominciato, ovviamente molti sono già partiti, qualcuno magari è già anche tornato, quindi può fare sicuramente un primo bilancio. Però l'estate, il caro prezzi, quanto ci costeranno le vacanze? Poi naturalmente analizzeremo anche le diverse voci. Intanto saluto Alfredo Zini, presidente Imprese Storiche, ben trovato. D'accordo, abbiamo un fastidioso ritorno, vediamo se riusciamo a sistemare. Sì, devi togliere Alfredo, perdonami, viva voce, se no non riusciamo a parlare. Vediamo, oggi ci sono. Vediamo un po'. Va bene, non ti preoccupare, facciamo tutto in presa diretta, siamo in diretta, non c'è La ne. tecnologia evidentemente ritorna indietro. Abbiamo fatto 2 anni meravigliosi, adesso qualche problema c'è. Esatto, si sta come dire, rivoltando perché dice basta, dovete fare tutte cose in presenza. Certo, se magari i prezzi ci aiutassero, tanto per tornare al nostro discorso. Forse adesso ci siamo come audio, Alfredo. Comunque, sistemiamo strada facendo. C'è ancora un po' di ritorno oggi, non ci aiuta appunto la tecnologia. Ho detto bene? C'è. Caro prezzi, e poi sistemiamo, perdonatemi anche in regia, facciamolo, se no andiamo un attimo in pubblicità. C'è pericolo appunto dei prezzi ancora sempre più in rialzo, Alfredo, per quest'estate? Sì, insomma, il prezzo del gas fa aumentare l'energia e quindi i costi sono in costante crescita e naturalmente aumentano tutte le materie prime perché vengono trasportate su gomma e quindi tutto viene ad aumentare e a pesare nelle tasche degli italiani e naturalmente anche dei turisti stranieri che stanno frequentando in questi giorni il nostro paese. Ok, allora, ma è vero però che diciamo c'è questa doppia lettura rispetto a quest'estate 2022? Tante prenotazioni oppure questo è un po' un falso mito da sfatare? Perché poi si leggono diverse cose in questi giorni, quindi boom di prenotazioni, vediamo anche il secondo titolo, ma appunto poi a fronte di prezzi alti. Sicuramente sì, avremo un 80% di presenze nel nostro paese e si abbandoneranno un po' le seconde case a favore degli alberghi, a favore dei campeggi che tornano a crescere come presenze. Naturalmente città d'arte, montagna, mare e lago saranno le mete preferite dagli italiani. Naturalmente gli stranieri invece frequenteranno il nostro paese soprattutto per città d'arte. Ok, questa è un po' la tendenza appunto che ci sarà quest'estate. Naturalmente adesso analizziamo un po' anche le singole voci, Alfredo. I rincari si vedranno un po' dappertutto, proprio per l'aumento a monte del costo dell'energia e naturalmente anche per gli aumenti di benzina e gasolio, no? Quindi a toccare diciamo il primo comparto, il primo settore che è toccato proprio enormemente è quello dei turismi e dei trasporti, perché poi quando si va in vacanza dopo ci sono le spese finali, ma a partire dalla partenza, scusate il gioco di parole, dobbiamo mettere in conto un aumento dei costi, appunto. Questo va a incidere anche sulla durata delle vacanze. Ti chiedo questo e poi andiamo a vedere di cosa parliamo quando parliamo di rincari. Sì, tenendo in considerazione che il turista italiano si muoverà per oltre il 60% in automobile, poi ci sarà naturalmente l'aereo per le destinazioni un pochettino più distanti e poi il treno che per le vacanze viene scelto in maniera minore. Quindi sicuramente i costi del trasporto auto incideranno molto sulla durata delle vacanze, ecco, però teniamo conto che 15 giorni gli italiani li faranno sicuramente. La terza settimana probabilmente verrà fatta nella seconda casa che invece verrà abbandonata per tutto il periodo delle vacanze, cosa che non è successo negli ultimi 2 anni, naturalmente causa pandemia.
Allora, giustamente dalla regia hanno, diciamo, posizionato il titolo che recita "I rincari non finiscono mai, occhio alle fregature". Perché? Perché se è vero che, e questi sono altri due aspetti che volevo analizzare con te, se è vero che da un lato i prezzi sono aumentati, perché tutto è aumentato, perché alla base appunto paghiamo di più l'elettricità, le bollette, quindi i commercianti, le attività commerciali hanno dovuto rincarare i prezzi. Dall'altra parte bisogna stare attenti alle fregature perché c'è la cosiddetta speculazione, si potrebbe approfittare di una situazione già emergenziale per aumentare enormemente poi quelle che sono le tariffe, giusto Alfredo? Sì, sai, le tariffe comunque hanno un rincaro dettato proprio dai costi che le aziende supportano per migliorare i servizi. Dall'altra parte bisogna sempre stare attenti invece alle fregature, a andare a prendere delle case in affitto che poi non ci sono. Queste sono le classiche fregature estive o magari prenotare un albergo con determinati servizi e poi questi servizi non ci sono, non si va in un albergo a 3-4 stelle, ma magari si trova in una pensione a una stella senza quei servizi garantiti, ecco. Per cui l'attenzione è sempre quella di prenotare attraverso agenzie di viaggio o comunque con conoscenza diretta. Ecco, quindi questo è un primo suggerimento, però è anche vero che non sempre, cioè magari io voglio andare in una località, voglio dire che non conosco, dove nessuno mi può indicare come fare come dire, a capire dove si insidiano, dove c'è l'insidia appunto delle fregature. Diciamo non andare sul sito direttamente perché poi non si riesce a recuperare nulla, neanche la caparra che si è data. Ecco, magari dove non si conosce andare attraverso un'agenzia di viaggio, attraverso, voglio dire, un tour operator, attraverso una conoscenza finché possibile diretta. Queste sono le cose, le pratiche migliori da fare in questi casi. Andare un po' al buio è sempre pericoloso. Anche andando a prenotare appartamenti o ville o alberghi che magari non si riescono a vedere in maniera interessante attraverso le nuove tecnologie, appunto attraverso magari i siti web che spesso nascondono delle fregature. Allora, facciamo un po' di conti in tasca tutti, facciamoci dei conti in tasca tutti noi. Abbiamo detto intanto a partire proprio dallo spostamento, quindi dal trasporto, spenderemo già di più, sia che decidiamo di andare in macchina, perché? Perché ovviamente paghiamo di più la benzina, poi si parla anche di aumento dei pedaggi autostradali, quindi tanto per non farci mancare niente pagheremo anche di più in autostrada, e anche il settore trasporti a partire dai voli sono aumentati, perché per esempio i voli internazionali hanno avuto un rincaro del 50% più o meno, quelli interni, però insomma, nazionali ovviamente, parlo di questo, però sono rincari importanti. Quindi già da questo non possiamo fare dei conti precisi, ma giusto per dare l'idea. Poi appunto abbiamo visto queste immagini meravigliose di spiagge, ombrelloni, stabilimenti balneari. E beh, allora, tariffe giornaliere, queste sono la fonte è il Codacons, si parte tariffe giornaliere per ombrelloni, lettini e sdraio, che registrano incrementi medi del più 4%, più 5%, con punte del più 10% rispetto allo scorso anno. Per esempio, per affittare un ombrellone e due lettini durante il weekend in uno stabilimento medio si spendono tra i 25 e i 30 euro al giorno, importo che sale a quasi 100 euro nelle strutture di più elevato livello. Infatti io avevo sentito che già si parlava di 70-80 euro, insomma, al giorno. Immaginiamoci, cioè se stiamo via un giorno si può anche fare, però se lo spalmiamo su, che ne so, anche solo una settimana di vacanza, diventa insomma, una spesa non indifferente. Costa di più anche consumare cibi e bevande, rincari medi del 10% rispetto al 2021, colpiscono anche peraltro, diciamo, beni primari tipo l'acqua, acqua minerale, panini, cioè insomma cose che normalmente consumiamo quando siamo in spiaggia. Ecco. Beh, già abbiamo, non so, Alfredo, praticamente in 3 giorni spendiamo come forse spendevamo in 2 settimane qualche anno fa. Insomma, quando parliamo di aumenti del 5%, sono aumenti Istat, insomma, è ovvio che nell'ultimo periodo la guerra naturalmente ha fatto aumentare i costi dell'energia e quindi questo fa aumentare tutti i prezzi. Come dicevo prima, il trasporto delle materie prime ha subito veramente un'impennata. È ovvio che la fidelizzazione del cliente da parte dell'imprenditore farà sì che qualche sconticino si potrà avere. Ecco, teniamo sempre in considerazione la fidelizzazione del cliente o comunque
il rispetto anche dell'imprenditore, quindi una domanda offerta corretta ci fa risparmiare qualche euro per farci stare in vacanza qualche giorno di più. È ovvio che i costi dipendono molto dalle località, se parliamo dalla Versilia alla Sardegna a delle nostre isole tipo le Eolie o comunque la Sardegna, ci sono dei costi che sicuramente sono meno accessibili per tutti. Ah, il certo. costo dei traghetti, poi ci siamo dimenticati che è un costo che è aumentato anche quello, insomma, per raggiungere le nostre meravigliose isole. Sì, esatto, guarda, anche quello, aumenti del più 19,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, del 2021. Però leggo, diamo anche le notizie positive, si riducono per fortuna almeno i prezzi dei biglietti ferroviari, che scendono del meno 9,9% su base annua. Diciamo che il treno conviene, però insomma non è che tutte le località si possono raggiungere col treno. E questo è il problema, no? Cioè, perché dobbiamo raggiungere una città d'arte, Milano, Roma, Venezia, Firenze e così via, su alcune tratte è comodo andare in vacanza anche col treno, per altre località diventa veramente difficile o dove non c'è l'alta velocità i tempi di percorrenza sono molto alti e questo non favorisce sicuramente il viaggiatore che ha una media di età abbastanza elevata. Il giovane sicuramente si arrangia di più e quindi riesce ad andare in vacanza anche con il treno. Certo, assolutamente. Allora Alfredo, una riflessione anche proprio a monte, a parte l'abbiamo già fatta, no? Abbiamo detto ovviamente a cascata ci sono tutti i rincari, perché le attività commerciali devono fare i conti con aumenti come le famiglie, no? Nelle bollette, elettricità, chiaramente quando parliamo di un'attività commerciale i prezzi, cioè abbiamo sentito delle cose e voglio rivolgervi anche a te magari se vuoi aggiungere qualcosa, delle cose pazzesche, cioè attività commerciali che hanno mostrato proprio le bollette di luce e gas e le hanno messe a confronto con quelle di un anno fa, cioè in alcuni casi sono 3 volte tanto, 4 volte tanto, 5 volte tanto. Come sta andando, adesso non parliamo solo più dell'estate, delle strutture alberghiere piuttosto che del settore del turismo, in generale di attività commerciali, tu sei presidente delle imprese storiche, quindi insomma avrai un primo bilancio magari che ci puoi fornire, come stanno andando le cose proprio nelle attività di tutti i giorni, perché questo è ancora più di rilievo insomma da specificare. Andando discretamente bene, il costo della gestione naturalmente penalizza molte imprese, molti imprenditori. Adesso la boccata di ossigeno, speriamo che con l'apertura dei saldi di questi giorni, dove ogni famiglia dovrà spendere o spenderà circa 250 euro a famiglia, per questi saldi potrebbero dare una boccata di ossigeno. Giusto, bravo, non si può andare avanti però con le boccate di ossigeno, cioè perché alla fine rischiamo che manchi l'ossigeno e quindi le imprese saranno costrette a chiudere. Qualche segnale dal governo ogni tanto arriva sulle riduzioni dei costi, però è veramente poco, non sono sempre riforme strutturali, cosa di cui ne abbiamo parlato spesso, ma non si riescono veramente a fare delle riforme che possono garantire agli imprenditori di rimanere sul mercato. Se pensiamo, e fammi fare questa battuta anche rispetto alla direttiva Bolkestein su quello che succederà dall'anno prossimo sulle nostre spiagge, ci sarà il rischio comunque che ci sarà un assalto anche di imprenditori stranieri alle nostre coste. Ok, e peraltro adesso c'è stato un intervento ulteriore da parte del governo per alleggerire appunto le spese delle famiglie sul discorso bollette, però insomma non basta, Alfredo, cosa servirebbe in questo momento? Insomma nessuno ha la ricetta giusta, però in conclusione cosa bisognerebbe aspettarsi? Ma guarda, secondo me ci vorrebbe un po' più di buon senso, nel senso che adesso siamo alle prese anche con le dichiarazioni del reddito, col pagamento delle tasse. Stanno arrivando tutte le cartelle esattoriali di questi 2 anni che molti piccoli imprenditori non sono riusciti a pagare e quindi ci vorrebbe un pochettino più di flessibilità per dare naturalmente respiro a questi imprenditori che stanno soffrendo oramai da molti anni. Non ci deve essere questo accanimento da parte dello Stato per il recupero di soldi che gli imprenditori hanno sempre versato, perché sanno che naturalmente il paese Italia è un'impresa e quindi va comunque finanziata. Dall'altra parte non si possono mettere lacci e lacciuoli perché questi imprenditori insomma chiudano e lasciano a spasso, oltre alla propria impresa, anche dei collaboratori e dei lavoratori che in questo momento
fanno ancora più fatica rispetto all'imprenditore. Ok, allora Alfredo, intanto insomma ci riaggiorniamo in questo periodo estivo eventualmente per vedere se qualcosa cambia o per fare insomma anche degli ulteriori confronti. Grazie intanto per essere stato con noi, ti auguro una buona giornata. Grazie a voi e scusate per questi inconvenienti tecnici. Insomma. Nessun problema, quello è il meno appunto, visto che parliamo di tante altre problematiche che dobbiamo cercare di risolvere e di gestire soprattutto in questo momento. Grazie ancora Alfredo.